È di due vittime il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Santo Stefano Briga, villaggio della zona sud di Messina. A perdere la vita nel tragico volo in un precipizio della jeep su cui viaggiavano lungo una strada impervia di Contradalupo sono due coniugi, Francesco Lisa e Santina Ciulla di Santo Stefano Briga, genitori di tre figli. I due allevatori probabilmente si erano allontanati andando alla ricerca di capi di bestiame di loro proprietà. L'allarme è stato lanciato dai parenti preoccupati per la lunga assenza. Contattati forestale e vigili del fuoco sono scattate le ricerche. Individuato il mezzo finito giù nel burrone per decine di metri, in mattinata sono scattate le difficili operazioni di recupero dei corpi ormai privi di vita e sbalzati fuori dall'abitacolo, con l'intervento del reparto di soccorso alpino fluviale dei vigili del fuoco di Messina. Nelle immagini la sosta delle salme accolte dal dolore dei familiari presso l'abitazione nella vallata attraversata dal torrente Santo Stefano. Ancora da accertare le cause del tragico sinistro, da ricercare magari nelle difficoltà di quelle zone particolarmente insidiose, il buio o un malore di chi era alla guida. Per l'avvio delle indagini, la magistratura ha aperto un fascicolo.